Vabbè ragazzi, io sono Fabio Linker e oggi siamo qua per un nuovo episodio su Cyberpunk 2077 e per andare a trovare la nostra Evelyn. Finalmente, Lascia perdere. dopo diverso tempo. Sei qui per La rivedremo. Dove sta? A parola 900 metri, vabbè. Chi è? mia. Mi chiamano Mr. Hans. Se cerchi lavoro a Pacifica, chiamami. Sono V. Ma come? Niente piacere di conoscerti. Sono davvero onorato di conoscerti. Se cerchi lavoro, chiamami. Ok. Mister End, ancora. Ho capito. Comunque è incredibile quante secondarie ci siano in questo gioco. Sono praticamente infinite. Infatti qua ci guardavo ieri in live e ammazza. Ogni volta che ne fai una te ne spunta fuori 5. Allora, chi è questo invece? Wakako? Quanto tempo? Ah! Wakako Okada, la dama della tenuta di Westbrook. Quando hai un momento, passa a trovarmi. Dobbiamo sistemare le cose. Per Sandra Dorsey. Avete fatto un ottimo lavoro, tu e quel tuo amico. A presto. Ottimo lavoro, è morto. Vabbè. Ah, ma questi sono già stati una volta, mi pare, se non ricordo male. Mi ricordo di questo posto. Ci siamo già stati. Ho saputo che ieri hai fatto gli sconti. Stai per assaggiare la mia ira. Ascensore e via. Che qui dove... Ma non è dove abitiamo noi qua? No? Per come la vedo io, qui finirai per farti fottere in un modo o nell'altro. Scommettiamo? Dov'è che devo andare? Perché non prendo, non Mi clicca, sono clicca? perso stavolta. Illuminami. La tipa della Brain Dance nasconde qualcosa. Non è un caso che abbiamo già visto due Tiger Claws. L'edificio deve appartenere a loro. L'Arasaka e i Tiger Claws sono in combutta. Interessante. Tutti i corporativi giocano sporco, ma le strade sono più sporche di loro. Così i corporativi le lasciano alle gang. Non vogliono sporcarsi il complesso. Sicura! No, voglio dire, se Evelyn è... È scomparso. Non volevo far finire il discorso. Vabbè, niente. Come non detto. Benvenuto al Clouds. Qui sappiamo che cosa sta cercando. Le dispiace collegarsi al terminale? Allora. Come fai a sapere che cosa sto cercando? Il Clouds sa sempre tutto. Noi troviamo i suoi più profondi desideri. Soddisferemo i suoi bisogni. E molto di più. Meno non è una parola che usiamo qui. Quindi, come funziona? Un algoritmo guida le funzioni motorie della doll, prende i dati del suo profilo e li trasforma in esperienze in tempo reale. Il limitatore mnemonico del chip comportamentale della doll blocca ogni accesso alla sessione. Quindi non resterà traccia dell'incontro. Beh, potrei dire di sì, ma ciò lo priverebbe di mistero e suspense, non crede? Una volta lì dentro, sarà lei a decidere quanto rischiare. Stai dicendo che non è pericoloso, ma che c'è qualche rischio. In un certo senso, una cosa è sicura. Non si può mai sapere cosa aspettarsi. Ok, la cosa mi incuriosisce. Insomma, una sicurezza incredibile proprio. Sto cercando Evelyn Parker, lavora qui. Mi dia un attimo. Al momento Evelyn non è disponibile. Devo vederla, è importante. L'algoritmo non sbaglia. Mi creda, sceglierà una doll che la delizierà. Ma porca Le miseria. nostre doll possono cambiare in tempo reale colore di capelli e occhi come preferisce.
Voglio solo parlare con lei, nient'altro. La prego, non deve preoccuparsi. La Doll parlerà con lei di tutto quello che desidera. Per favore, si connetta. Oh, scusa, ha detto qualcosa di utile? Fanculo il menù, molliamo questa cameriera e portiamo un ordine speciale dritto allo chef. Che vuoi dire? Voglio dire che entrerai come cliente tenendo un basso profilo. Nascondono le loro carte? Bene, noi giochiamo alle nostre regole. Ok. D'accordo, facciamolo. Questa sarà una sessione dal vivo, quindi gli eventi potrebbero prendere una piega imprevista. Ma se anche dovesse sentirsi a disagio, non la interrompa. Si perderebbe qualcosa di incredibile. Se non si sente pronto a continuare, può interrompere immediatamente la sessione. Scelga una parola d'ordine. Oddio. Afterlife. Afterlife. E salvata. Ora abbia un attimo di pazienza. Sto scansionando il suo profilo personale. Tra poco dovrebbe vedere le doll compatibili. Ok. Ma non c'è Evelyn. Poi ci sono certe brutte. Ma è... Due risultati. Interessante. È una cosa normale o... Chi può dire cos'è normale? È evidente che lei è una persona dai gusti unici. Ma ci penserà il sistema. Allora chi preferisce? Angel o Sky? Beh, Sky è una donna. A me piacciono le donne. Cioè, scusate. Preferisco Sky. Non avrei potuto scegliere di meglio. Resta solo il pagamento. E poi potrà avventurarsi nel Clouds. Ma sì, ecco, dai. E... pagamento confermato. L'intero piano è a sua disposizione, se prima desidera rilassarsi. Sky la aspetta nella cabina 9. Si disconnetta pure? A posto. Qui al Clouds non sono permesse le armi. La prego di lasciare qui con me tutti gli oggetti pericolosi. Solo due donne aprirebbero le gambe per te. Grazie. Che tristezza. Speriamo che si goda la sua vita. Vaffanculo, Johnny. Simpatico. Sì. Eccoci qua. Ciao, io sono Sky. E tu devi essere Vincent? Quindi? V, soltanto V. Solo le persone che mi conoscono bene usano il mio vero nome. Ok, V allora. Perché è buggata la scelta? Ok. Oh, si prospetta interessante. Allora V, stai morendo. Come fai a saperlo? Nel profondo, ne hai paura. Rifuggi l'idea. E anche se fosse, a te che importa? Tra tutte le voci nella tua testa, quella che chiede aiuto è la più forte. Guardati intorno. Tutto questo è opera tua. C'è qualcosa in quegli specchi, in profondità. È una proiezione, il tuo regno interiore. Ci mancava solo questa, la terapia con una roba puttana. Non sono qui per analizzarti. Non è il mio compito. Sono qui per realizzare i tuoi desideri più reconditi e nascosti. Sto cercando una ragazza di nome Evelyn Parker. Lavorava qui. La conosci? Sai dov'è? Ti servono risposte, è chiaro. Ma non quelle di cui pensi di aver bisogno. Ti ho fatto una semplice domanda. Evelyn Parker non è la cosa più importante che stai cercando, vero? Avverto la tua paura. Hai paura di qualcos'altro. Rispondi alla mia domanda. Dimmi dov'è Evelyn. Non ho tempo per un dibattito. Perché il manager dice che non lavora più qui? Quando è passata di qui l'ultima volta? Sai qualcosa? Evelyn aveva una sua storia prima che incontrasse la tua. Ma so che la troverai.
ottieni sempre quello che vuoi. Continuerai a parlare per indovinelli, eh? Non posso aiutarti se non vuoi essere aiutato. Che altro mi aspetta? Meditazione? Più o meno. Mettimi alla prova. Credi di conoscermi bene? Ok. Dimmi di cosa avrai tanto paura. È qualcosa di cui non vuoi parlare. Tutti hanno i loro segreti. E anche io ho le mie buone ragioni. Dillo. Dillo ad alta voce. Non per me, ma per te stesso. Avevo un vero amico. Ormai non c'è più. Presto sparirò anch'io. E non avrò nessuno al mio fianco. Tutto quello che ti occorre è già dentro di te. Sei spaventato perché hai rinunciato ai tuoi sogni. Che ne è stato del diventare il migliore di tutta Night City? Voglio ancora diventarlo. Non mi sono mai arreso. Ma le probabilità sono piuttosto scarse. Volevo solo che il mondo sapesse che esistevo. Non chiedevo altro. Invece di un sogno, stai vivendo un incubo. Hai paura di finire cancellato, come se non fossi mai esistito. O è solo la paura di diventare qualcuno diverso da te? La morte è morte, sei finito. Game over. Non puoi saperlo con certezza, anche se ci sei già passato. Credimi, l'ho vista, ed è una vera noia. Non hai mai smesso di affliggerti da allora, anche per il futuro. Quello che ho passato è difficile dimenticarlo. La morte è sempre stata un problema degli altri. Cazzo, ero io che ammazzavo la gente. Adesso tocca a me. Non bastava morire una volta. Dovrò rifarlo da capo. L'assurdità della morte e l'inutile lotta contro di essa. Questo ti terrorizza. E adesso? Adesso scoprirai che cosa devi fare. Cioè? Vuoi dirmelo? In vita tua non sei mai arretrato di fronte a nulla, anche quando avresti dovuto. Ti muovi per Night City sapendo che un proiettile vagante potrebbe ucciderti mentre prendi un taxi. Ma questo non ti ha mai impedito di agire, di andare dove dovevi. E non ti fermerà ora. Ma come faccio con tutti questi cambiamenti? Li stai già facendo. Hai fatto la differenza. In questo mondo tutto è in costante mutamento per diventare qualcos'altro. Tu compreso. Non guardarti mai indietro. Se devi uccidere, uccidi. Se devi radere al suolo il mondo, fallo. Grazie, per tutto questo. Non ho neanche voglia di alzarmi. Come tutti. Ma ogni cosa ha una fine. Afterlife. Che cosa succede? Quella cosa mi ha sbattuto fuori! Devo parlarti. Parlarmi? Hai tirato il freno d'emergenza e mi hai strappata fuori solo per parlare? Cos'è successo? Ho fatto qualcosa di sbagliato? Ultimamente ho avuto parecchie cose in testa. Ma questo è stato diverso. Piacevole. È questo che facciamo qui al Clouds? Capisco perché la gente viene qui e torna più volte. Ma io sono venuto per qualcos'altro. Evelyn Parker, che cosa sai di lei? Non molto. Qui tutti hanno la loro cabina, i loro problemi e la loro vita. È un ecosistema fragile. A quelli come te piace fare irruzione, violare il sistema e cambiarlo. Beh, no. Devi aiutarmi. Ti prego. Ascolta. Potrebbe essere nei guai. Voglio solo parlarle, scoprire se sta bene. Se non l'hai notato, quello delle doll non è il lavoro più sicuro del mondo. Un giorno ci sei, quello dopo no.
e magari sei bella e sepolta. È successo qualcosa di insolito qui ultimamente? D'accordo. Ho sentito dire che un cliente l'ha conciata male, ma non so altro. Che pesantezza. Queste stronzate capitano molto più spesso di quanto si voglia ammettere. Dovresti chiedere a Tom. Quei due erano inseparabili. Chiacchieravano per ore e ore. Un cliente l'ha assalita? Credo. Non so, è stato un gran casino. La sicurezza ha gestito la cosa, insabbiando tutto. Qui non si va in giro a fare domande. Meglio non vedere, non sentire e tenere la testa bassa. Dov'è successo? Nella sua cabina. Te l'ho detto, era con un cliente. Vuoi dirmi il numero o ti devo pregare? 11. Quella cabina è occupata ora? No, credo sia fuori uso da allora. Devo entrare in quella cabina. Ah sì? Per fare cosa? Non sono affari tuoi. Puoi aprirla o no? Certo, ma poi mi lascerai in pace. Per sempre. Parla con Tom. Chi è Tom? Una doll come noi. Cosa pensavi? Una star dell'XBD? Dove lo trovo? Nell'area VIP. Cabina 2. Credo. Grazie. Vedi? Dopotutto ti sei rivelata utile. Insomma. Io direi che per il momento possiamo anche finire qua l'episodio. Poi al prossimo andremo nella cabina 11, innanzitutto. E andremo nell'area VIP, insomma. Quindi, niente. Ragazzi, è tutto. Io vi ringrazio, ci becchiamo al prossimo episodio. Ciao!